Suppongo sia più piacevole investire nel tuo artista preferito piuttosto che nella società petrolifera di turno. Si va a creare un circolo virtuoso, secondo me, che speriamo di portare avanti sempre di più. Sono Matteo Cernuschi, ex studente cattolica. Oggi ho 30 anni e sono uno dei cofondatori e chief operating officer di A-Note Music. Ai tempi ho studiato economia delle imprese e dei mercati. Il motivo che mi ha spinto verso questa specializzazione era avere il connubio tra aspetti aziendali, aspetti economici e soprattutto aspetti finanziari relativi ai mercati finanziari, che poi mi è anche tornato molto utile per la mia attività professionale. Dal secondo e terzo anno della triennale ho cercato di avere, di crearmi un percorso post-cattolica che è stato fatto tramite prima uno stage alla Camera di Commercio italo-americana a Houston, e poi ho fatto un graduate program ad Harvard su Sustainable Finance and Investments e successivamente poi Master in International Management a Madrid alla AI Business School. Il mio desiderio di andare all'estero è stato fortunatamente aiutato anche dal career service della Cattolica ai tempi, che mi ha un attimo aiutato a entrare nella forma mentis, quindi avere il curriculum fatto nella maniera giusta, piuttosto che come cercare le offerte di lavoro, di stage anche all'estero. Cos'è A-Note? In una frase è la borsa della musica, quindi immaginate una piattaforma di investimento sulla quale puoi selezionare cataloghi musicali, comprare azioni di questi cataloghi e poi, avendoli in portafoglio, ricevere royalties come se fossero dividendi. L'episodio che ha fatto accendere la scintilla di A-Note è stato il pensare alla canzone di Gabbani di Sanremo 2017, Occidentalis Karma. All'epoca eravamo io e il mio socio, anzi non ancora socio, Marzio Schena. Il nostro ragionamento è stato: cavolo, questa canzone palesemente vincerà Sanremo, vogliamo trovare il modo di investire, come funziona? E da lì si è acceso un pochino la lampadina e la curiosità di andare a indagare come funziona il mondo della musica, come poter, diciamo, dare la possibilità a chiunque di beneficiare dei guadagni del mondo della musica di fatto. Questo si collega al concetto che oggigiorno si può investire praticamente in qualsiasi cosa, perché la musica non è in questo mondo, ecco. Quindi c'è veramente una morbosità, se vogliamo, è sempre nel background di quello che faccio. E questo tra l'altro è un tratto comune anche degli altri fondatori di A-Note. Cosa ha fatto partire poi la scintilla? Sì, c'era un desiderio latente di fare startup, di creare qualcosa da parte mia e anche dei miei soci, ovviamente. A-Note è arrivata al momento giusto come idea, nella situazione giusta, perché univamo tre competenze differenti: mia un po' più manageriale di gestione, la competenza del socio più finanziario, l'altro socio più IT, e ciò ha portato a creare una comunione di intenti che ha cercato di fare innovazione e poi fortunatamente ci stiamo riuscendo. Ecco. Il nostro rapporto con i player del mondo musicale sta andando bene, nel senso che siamo ben percepiti e capiscono il valore che portiamo. Mi ricorderò sempre, anche detto sotto forma di battuta, da un paio di publisher in piattaforma, che ci disse: invece che dover dare casa mia o la smart in garanzia alla banca per poter ricevere un finanziamento e fare il mio lavoro, con A-Note posso finalmente fare leverage sul mio catalogo musicale, le mie proprietà intellettuali che mi generano royalties da 20 anni o di più anche, per potermi finanziare, per poter generare più business. E questo secondo noi è un discorso potentissimo, perché ad oggi diciamo che la banca si mette a capire come funziona il mondo della musica, a valutare il catalogo di qualcuno per potergli dare un finanziamento, quindi è un mondo un pochino restio, il mondo bancario dico, un pochino restio ad aprirsi ai bisogni del mondo musicale. Se io fossi uno studente oggi al terzo anno di economia e volessi andare in startup, allora innanzitutto non sarei timido a parlare con le persone, a scrivere, a contattare. Veramente ci vuole un'attitudine proattiva e bisogna avere gli occhi aperti e bisogna avere la voglia di mettersi in gioco, che sia andare a rompere le scatole alla tale persona che però potrebbe aiutarti a raggiungere
quell'achievement piuttosto che quel consiglio, piuttosto che quella presentazione alla tale azienda, fatelo. Non siate timidi, alla peggio non vi rispondono non va in porto la cosa, però ecco, come dire, provate. E poi un altro consiglio: avere più esposizione possibile poliedrica, secondo me, perché una startup è un animale, come dire, semplice ma al tempo stesso estremamente complesso, e questo va a portare la necessità di avere skills che vanno dal mettersi il cappellino del legal, al cappellino del marketing, al cappellino dell'IT, e quindi di non scoraggiarsi davanti a nuove necessità che magari vengono fuori. Ah, devo imparare il nuovo software, a utilizzare il nuovo linguaggio di programmazione. Un altro consiglio che darei è cercare di avere più esposizione internazionale possibile. Non perché internazionale è meglio dell'Italia, ma semplicemente perché ti dà dei punti di vista differenti e ti permette di aggiungere valore, poi anche quando poi torni a casa tua, ma puoi rimanere all'estero. Però, come dire, crea quel misto di competenze, esperienze, visioni, idee che aiutano a crearti come persona, di fatto, a farti sviluppare come persona dal punto di vista sia personale che professionale. La cosa che ti fa buttare il cuore oltre l'ostacolo, che dici non è solo una mia idea o non è una cosa che ha senso solo per me, è parlare con le persone e, come dire, ricevere feedback e grazie a questi anche riadattarsi e modificare la value proposition che uno porta. Se fai la startup in musica e parli con tutti i vari player dell'industria anche di alto livello e ti dicono ah sì, effettivamente è una buona idea, forse ci stai prendendo. Secondo me è il fattore chiave che ti fa un attimo passare dal solo me stesso, o comunque nel nostro piccolo cerchio della startup che ci crediamo, sì, lo facciamo, e ti fa dire ah, effettivamente anche le altre persone ci stanno cominciando a dare credito, ecco.